14 sono i concorrenti partecipanti all'ottava e conclusiva corsa in programma, premio zombie, prova abbinata alla seconda tris, si tratta di soggetti di tre anni, la distanza è quella del miglio. Prima fila per Everest di No, Eureka Spav. El cocero Griff, Eros LZ, Eleboro Jet, Ercole Petra, L'Eternauta e una Pupa. Seconda fila per Elvi Z, Hermes del Circeo, Eliotto del Ronco, Elettrico Jet, Eusperio Jet, elettre SM. 5.14, Eleboro Jet ed elettre SM godono di rapporto di scuderia. Parte molto arretrato, Eliotto del Ronco. Chiusura delle ali. Eleboro Jet... Anzi, si tratta di Eros LZ. Attaccato e sopravanzato però da Ercole Petral lungo i paletti. Serra Everest di no, poi Eros LZ riesce a parcheggiare con il grattino. Avrebbe detto lo zio Salvio. Primo quarto volato in 29 scarsi, anzi 28 e mezzo. La mette sul ritmo Ercole Petral come ama solitamente fare, viene dura ad Eternauta costretto a largo, ancora più dura ad Eliot Del Ronco che deve ricucire un gap di una cinquantina di metri, addirittura 43.1 i 600, ritmo che non accenna a diminuire anche nella fase successiva, metà gara in 58 58.5. Ercole Petral, Eros LZ, Everest di No. Ha Sbagliato nelle retrovie, Eliott del Ronco, chilometro ultimato in 1.13 e mezzo. Ercole Petral, Eros LZ, Everest di No. Così nelle prime tre posizioni anche all'imbocco della piegata conclusiva. Una frazione da 1000-12 in 147 1.28 e, e mezzi, 3 quarti di migliori. Accelera Ercole Petral e va in chiarissimo vantaggio. Volata la curva dal Napleon Bar di Immobile. Oppa, un attimo di incertezza: riesce a prenderlo e a salvare il tutto. Giuseppe Immobile, Ercole Petra, Everest di No che arriva in piena spinta, è un validissimo Eros LZ che migliora parecchio, ma valida anche la prova di Eternauta per il quarto posto 1,57-1, media di 1.13,2 che non è il record perché lo ricordiamo autore di una prestazione stratosferica anche quest'estate al Garigliano, Napoleon Barra. Va davanti e chiude la partita a suo favore, ma l'avversario Everest. Di no, si comporta molto bene chiudendo ad una lunghezza abbondante. E come dicevamo, molto bene anche Eros LZ. Questo è l'arrivo probabile ed ufficioso dell'ottava e conclusiva corsa d'Agnano. Non ci resta che augurarvi un buon prosieguo di serata e darvi appuntamento a venerdì 3 novembre. Buona serata.